tanti stati hanno detto di volerci aiutare. E stasera volevo farvi vedere i primi aiuti che sono arrivati dalla Cina. È appena atterrato questo aereo, pochi minuti fa. Questo è il personale medico, sono i medici specializzati che hanno affrontato l'emergenza coronavirus in Cina e che in questo momento sono arrivati a Roma e forniranno informazioni preziose al nostro personale medico italiano, che non ha da imparare il mestiere, per carità, ma ci sono informazioni preziosissime che possono aiutare il nostro personale medico. Questi sono gli aiuti, ci sono i primi 40 ventilatori, ci sono le mascherine, stanno sbarcando, questo è il primo, qui ce ne sono altri nel vano dell'aereo e questo è quello che noi definiamo solidarietà, solidarietà da altri stati. Sono sicuro che ne arriverà altra, di questa solidarietà ce ne sarà altra. E volevo dirvi stasera che non siamo soli, che ci sono persone nel mondo che vogliono aiutare l'Italia, ci sono stati nel mondo che vogliono aiutare l'Italia. In queste ore, come vi ho detto, ne stiamo sentendo molti. E questo è un momento difficile perché siamo divisi, ognuno a casa sua, non possiamo abbracciarci. Ma sono sicuro che torneremo a sorridere, perché questo non è un paese in cui vince l'egoismo. L'Italia è un paese che ha sempre aiutato il prossimo, ha aiutato altri popoli e riceverà la solidarietà di altri popoli e gli aiuti da altri popoli. È un paese in cui in questo momento tante persone stanno lavorando per il prossimo. È un paese nel quale stiamo vivendo una grande difficoltà, ma ci stiamo mettendo anche tanto cuore.